Grazie mille. Anche Sinistra Ecologia e Libertà ha iniziato la sua campagna elettorale e quest'oggi ha portato qui a Monopoli Tommaso Fiore, uno degli assessori di questa giunta Vendola. Come vedi questa campagna elettorale, ma soprattutto cosa credi delle illazioni che sono state mandate dai vari esponenti degli altri partiti politici alla giunta Vendola? Allora la giunta Vendola in realtà ha cambiato la Puglia in questi 10 anni ed è innegabile, quindi le illazioni ci lasciano abbastanza un po' così. Per quanto riguarda queste regionali, sì, siamo partiti anche noi con un nuovo simbolo, che è Noi a Sinistra per la Puglia, che racchiude non solo SEL, ma tutta la sinistra che non si ritrova magari nel PD. L'abbiamo riunita in un partito per cercare di iniziare il nuovo percorso, che è quello che abbiamo in mente anche a livello nazionale per il dopo regionali. Quindi Noi a Sinistra per la Puglia. E niente, e quindi partiamo anche noi, Fiore fa parte di questa lista e oggi l'abbiamo portato per parlarci un po' di quello che è stato fatto anche e di quello che si vuole ancora continuare a fare. Diciamo che noi ci poniamo un po' a sinistra del PD e votare Noi a Sinistra per la Puglia serve proprio a spostare un po' l'asse un po' più a sinistra, visto che Emiliano a volte tende ad allargare un po' troppo dall'altra parte. Noi comunque vogliamo bene a Michele Emiliano e quindi cercheremo di riportarlo un po' più a sinistra con questa lista. Quali sono invece i temi cocenti di questa campagna elettorale? Da cosa ripartite dopo i 10 anni del governo Vendola e cosa invece credete che bisogna ancora iniziare per migliorare la nostra Puglia? Allora, ovviamente noi ripartiamo esattamente da dove adesso lascia Vendola, perché il percorso è stato ottimo. Certo, non niente può essere proprio perfetto, quindi ci sono stati magari dei punti in cui ci sono state delle lacune e da quelli magari si può ripartire per cercare di migliorare. Oggi Tommaso ci parlerà della sanità, che è uno dei punti che magari la gente ha ritenuto magari un po' più lacunosi, e quindi grazie a quello che dirà lui e ai nuovi progetti potremo capire un po' meglio quali sono. Per il resto tante cose sono state dette anche senza conoscere in realtà la realtà, quindi anche sull'Ilva in realtà è stato fatto tanto e diciamo che le falsità sono state tante. Poi ovviamente è un discorso molto lungo che va approfondito. Quest'oggi si ritrova a Monopoli, come mai è venuto proprio nella nostra città per parlarci soprattutto di sanità? Monopoli è una città a cui io sono legato affettivamente da quando ero ragazzo, quindi ci torno sempre volentieri, sono molti amici, molte persone che mi vogliono bene. E la sanità di Monopoli è legata a questa grande scommessa che è l'ospedale nuovo, e io sono convinto di questo, che innanzitutto non bisogna buttare l'ospedale vecchio, quindi ci vuole un grande sforzo per evitare che il progetto nuovo nasconda la necessità comunque di ammodernamento e di manutenzione straordinaria del vecchio. E poi i cittadini si devono organizzare ancora meglio, so che hanno già un'organizzazione per vigilare sui tempi, sui modi e sui contenuti del nuovo ospedale, perché secondo me non basta esclusivamente cercare di controllare le modalità attraverso cui Comune e ASL stanno procedendo a fare gli espropri, ma è importante anche cominciare ad entrare nel merito di che cosa deve fare dal punto di vista sanitario questo nuovo ospedale. Quali sono i punti salienti di questa campagna elettorale? Su cosa si dovrà concentrare la Sinistra Ecologia e Libertà e quindi la vostra parte politica? Ma guardi, io voglio essere molto franco, cioè questa è una strana campagna elettorale. È una strana campagna elettorale perché i cittadini italiani si sono abituati alla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra, che questa volta sostanzialmente non c'è, perché il centrodestra si è spappolato in divisioni interne. Per cui il ruolo che noi ci diamo è quello di essere la gamba sinistra della coalizione, cioè fondamentalmente chi deve vigilare perché il cambiamento vada avanti.